Benvenuti al telegiornale di Toscana TV. E apriamo parlando dello Stadio Franchi, in particolare del progetto di restyling contro il quale si stanno alzando delle voci contrarie, la più importante delle quali è quella di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura. Da parte sua però il sindaco Nardella dice il processo ormai è avviato. Sentiamo Chiara Valentini. Il restyling del Franchi è una lapide sull'opera di Pierluigi Nervi. Ha tuonato l'ICOMOS, il Consiglio Internazionale per i Monumenti e i Siti, chiedendo al Ministero della Cultura di intervenire per una revisione radicale del progetto. Chiederò alla sovrintendenza di Firenze di rivedere la pratica relativa al rifacimento dello stadio e il rinforzo del sottosegretario Sgarbi, che si dice d'accordo con i rilievi di ICOMOS e chiede un summit sul progetto, anche se in passato aveva mostrato di gradirlo. La conferenza dei servizi si chiuderà a metà marzo, c'è tempo fino a domani per raccogliere pareri, anche se il Comune allungherà almeno di una settimana questa possibilità. Siamo comunque in chiusura e si moltiplicano le voci governative che sembrano poter bloccare il progetto del nuovo Franchi. Ma è così? Al di là del fatto che per le grandi opere in Italia bisogna essere un po' come San Tommaso, facciamo un po' di chiarezza. Prima di tutto non è la sovrintendenza di Firenze alla quale Sgarbi si vuole rivolgere a poter mettere bocca sullo stadio, ormai è quella di Roma, e lo ha fatto, ad esempio qualche giorno fa, quando ha detto no, in conferenza dei servizi, alla copertura del parterre, facendo arrabbiare non poco i tifosi. Lo studio Arup, infatti, sta già studiando una soluzione alternativa. Vero è che è stato deciso in via informale che la sovrintendenza fiorentina rediga un'istruttoria per quella speciale, anche se Ranaldi si è limitata in passato a dire che i pannelli solari dovessero essere meno impattanti, anche in questo caso suggerimento recepito. Sulle critiche dell'ICOMOS poi, cioè l'ente consultivo dell'UNESCO, il progetto segue le linee guida dettate proprio da loro. Paradossalmente critica un progetto che è stato fatto sulla base delle linee guida dell'ICOMOS relative a interventi di questo tipo. Inoltre l'UNESCO non ha manifestato alcun tipo di dubbio, perplessità o parere negativo. Il progetto, spiega Nardella, ormai è avviato e già condiviso con risorse economiche che altrimenti andrebbero perse. Noi ci atteniamo alle procedure e alle regole, ci sono dei finanziamenti stanziati. Voglio anche ricordare che il progetto è stato approvato nella conferenza dei servizi su progetto di fattibilità tecnico-economica e si sono espresse tutte le realtà istituzionali pubbliche, compreso il Ministero e la Soprintendenza. I pareri espressi nella conferenza dei servizi sul progetto definitivo inoltre non possono differenziarsi dal progetto di fattibilità tecnico-economica e l'incontro di presentazione con tutti i soggetti invitati a esprimersi sul progetto definitivo è stato verbalizzato e il verbale è stato notificato. Il Ministero e la Soprintendenza non hanno manifestato pareri diversi da quelli che sono stati espressi sul progetto di fattibilità. Disponibili a confrontarsi con tutti, aggiunge il sindaco, ma nell'ambito delle regole stabilite e dei finanziamenti già stanziati. Anche perché l'alternativa, se dovessimo perdere i soldi, ma questo non avverrà, sarebbe quella di abbandonare questo monumento e penso che nessuno lo voglia, Sgarbi per primo. E andiamo ora a Prato, dove il Comune ha deciso di scommettere sulla rivoluzione della mobilità elettrica. Sarà rinnovata la flotta dei bus urbani, naturalmente prendendo mezzi elettrici, e in città verranno realizzate numerose centraline, postazioni per la ricarica delle vetture elettriche. Anche Prato si prepara alla rivoluzione dei mezzi di trasporto elettrici. La giunta comunale ha approvato sia il piano della mobilità elettrica, che tra le altre cose prevede l'installazione di nuove colonnine per la ricarica dei veicoli, che l'accordo con Autolinee Toscane e Regione Toscana per l'acquisto di nuovi autobus e infrastrutture elettrici e ibridi, utilizzando il finanziamento da quasi 8 milioni e mezzo di euro che i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo Economico e dell'Economia e Finanze hanno concesso al Comune. Partiamo dalle postazioni di ricarica. Attualmente sono 15, poche rispetto alla crescente diffusione dei mezzi elettrici tra i cittadini. A Prato, tra il 2020 e il 2021, siamo passati da 93 a 261 veicoli, con un incremento del 281%. Il piano di mobilità elettrica prevede di implementare tale dotazione anno dopo anno fino ad arrivare al 2030. Speriamo di arrivare
secondo il piano tendenziale a un centinaio nel giro di qualche tempo, massimo nel 2025, sempre che non prevalga la indicazione del PNR che prevede addirittura un numero di 6 volte superiore, quindi dovrebbero essere tendenzialmente nel 2030 sui 400 postazioni, che però secondo l'indicazione PNRR dovrebbe essere sestuplicato fino al 2006. Quanto al rinnovo della flotta degli autobus più inquinanti, le risorse a disposizione sono cospicue, superano i 30 milioni di euro anche grazie al PNRR. Con gli 8 milioni e mezzo concessi dal Ministero ne saranno acquistati 12 ibridi e 9 elettrici entro il 31 dicembre 2025. La sostituzione pressoché totale del nostro parco mezzi per il trasporto pubblico, oltre 50 mezzi. E ora parliamo di asili nido, con una notizia che sicuramente farà piacere a tante famiglie, perché il presidente della regione Eugenio Giani li vuol rendere gratuiti per tutte le famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 35.000 euro. Nel fare ricorso alla Corte Costituzionale contro la norma del governo che di fatto obbliga le scuole, una quarantina in Toscana, all'accorpamento, la Regione rilancia i suoi investimenti nell'istruzione, a partire dai più piccoli. Tra pochi giorni verranno resi noti i dettagli del progetto Nidi Gratis, già annunciato dal presidente Giani. Quel progetto, che è unico fra le regioni italiane, ma penso sia leader a livello europeo, nel quale utilizziamo i fondi dell'FSE, del Fondo Sociale Europeo, compartecipato da ingenti risorse regionali, per garantire a tutti coloro, alle famiglie che hanno meno di 35.000 euro di reddito, l'asilo nido gratis. Nel frattempo i bandi per i nidi toccano quota 18 milioni e 4. L'assessore all'istruzione Nardini ricorda poi il pacchetto scuola, 7,6 milioni di risorse, di cui 3 milioni e 275 mila regionali, 275 mila in più dello scorso anno, erogati ai comuni per aiutare studenti di famiglie in condizioni difficili a far fronte a spese scolastiche, come l'acquisto di libri, abbonamenti ai mezzi di trasporto o altri sussidi didattici. E a Pistoia il bilancio presentato dal Comune non piace alle opposizioni, che attaccano duramente. Dure critiche da parte delle opposizioni, in particolare PD e Civici Riformisti, alla manovra di bilancio che il Comune di Pistoia si appresta ad approvare. Per le opposizioni la manovra non prevede misure strutturali ma solo straordinarie, e vengono criticati progetti come il recupero di San Lorenzo e il palazzetto da 1500 posti che dovrebbe sorgere nell'area ex Pallavicini. Il tema vero è che manca di fatto una visione strategica sugli investimenti, pochi interventi, la volontà pervicace di realizzare un palazzetto da 1500 posti in una zona già molto pressata come quella dell'area ex Pallavicini, che ha già grossi problemi di traffico, lontano dalle scuole, lontano dalla città, non si capisce bene per fare cosa, impegnando un mutuo di oltre 6 milioni di euro. Ecco, noi invece pensiamo che sia utile intervenire sugli impianti esistenti a partire da una collaborazione con la provincia di Pistoia per recuperare l'auditorium, coprire il campetto accanto ai geometri per restituire un ulteriore spazio sportivo, intervenire su Pistoia Ovest e magari realizzare quella piscina che in tanti a Pistoia sognano, con una vasca esterna da 50 metri. In ultima analisi le tariffe, c'è un tema molto sofferto dalla popolazione che è quello del servizio di raccolta dei rifiuti, con una tariffa che aumenterà costantemente nei prossimi anni in maniera vertiginosa. Tutto il progetto di San Lorenzo, 20 milioni di euro, è scollegato da quella che è la realtà cittadina, da quello che è il tessuto cittadino, quindi edifici che verranno recuperati per cosa? Per chi? Per gli alunni, per gli anziani? Non si sa. La popolazione a Pistoia sta diminuendo, sempre più anziani, per loro non c'è una progettualità. E un altro punto è il rapporto tra il Comune ed Alia, quindi con le sovrastrutture che forniscono servizi e verso le quali il Comune sembra veramente in una situazione di sudditanza. Restiamo a Pistoia perché la Guardia di Finanza ha scoperto 22 tra colf e badanti che avevano evaso le tasse e sono stati recuperati a tassazione 1,2 milioni di euro.
La Guardia di Finanza di Pistoia ha scoperto 22 colf e badanti che non avevano dichiarato al fisco i redditi percepiti per un ammontare complessivo di circa 1,2 milioni di euro. È risultato che questi avevano percepito redditi annualmente superiori alla cosiddetta no tax area, fissata in circa 8.000 euro, omettendo sistematicamente di dichiararli al fisco. I 22 risultavano regolarmente assunti e inquadrati ai fini previdenziali dai rispettivi datori di lavoro, che provvedevano anche a versare regolarmente i dovuti contributi, ma per il fisco erano evasori totali. Sono stati così segnalati ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione. Tra i casi maggiormente significativi, una coppia di coniugi filippini che aveva omesso di dichiarare circa 100.000 euro. 12 persone delle 22 si sono ravvedute versando spontaneamente le imposte e le sanzioni dovute sulla base dei rilievi mossi dalla Guardia di Finanza ancor prima di ricevere l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate o iniziando a presentare, seppur tardivamente, le dichiarazioni dei redditi. Un senzatetto è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi nell'androne di un palazzo in via Bufalini in centro a Firenze. Il decesso, secondo quanto accertato, sarebbe stato provocato dal freddo e dagli stenti. La vittima aveva 68 anni e proveniva dalla Puglia. E ora torniamo a parlare del terribile sisma che ha portato morte e devastazione in Turchia e in Siria, perché abbiamo incontrato uno dei vigili del fuoco che faceva parte del primo team USAR inviato sul posto per soccorrere la popolazione. Per 5 giorni ha lavorato spalla a spalla con i colleghi del team USAR inviato dall'Italia in Turchia per i soccorsi alle popolazioni devastate dal terribile sisma che ha colpito anche la Siria. 5 giorni passati a scavare nei resti di un condominio di 7 piani di Antiochia, sbriciolato dalle scosse che hanno portato morte e distruzione come mai era avvenuto nell'ultimo secolo. Marco Squilloni, pratese di 37 anni, figlio d'arte, vigile del fuoco specialista USAR, Urban Search Rescue, le unità specializzate nel soccorso tra le macerie, ha ancora bene impresse negli occhi le scene di morte e distruzione della martoriata città turca, ma quelli che vuole conservare nella sua mente sono i momenti in cui il team è riuscito a salvare 2 persone. Chiaramente la gioia di poter estrarre qualcuno da delle macerie è enorme, quello senza dubbio. E chiaramente una persona salvata è sempre un ottimo risultato che si porta a casa e che ci rimarrà, credo, per sempre nella memoria. Squilloni è uno dei 7 vigili del fuoco di Prato specializzati USAR, un piccolo nucleo che insieme al campo macerie usato per addestrare le unità cinofile fa di Prato il secondo centro operativo toscano dopo Pisa. Diciamo che il comando di Prato, seppur piccolo, rappresenta veramente un'eccellenza nell'ambito dell'erogazione del soccorso. Noi partecipiamo a tutte le specialità del corpo nazionale. Qui a Prato abbiamo un campo macerie specifico per la addestramento delle unità cinofile e ci sono diversi vigili del comando che hanno la formazione USAR, che sta per Urban Search and Rescue, quindi ricerca sotto macerie. Squilloni era già intervenuto in occasione dei terremoti nell'Italia centrale e in Emilia, ma niente paragonabile a quello che si è trovato davanti in Turchia. Un scenario devastante, forse è un po' riduttivo, comunque sì, è un evento catastrofico di dimensioni enormi. E c'è un nuovo colpo di scena per il caso legato alla morte di Martina Rossi. È slittata l'udienza civile che era in programma per il prossimo 7 marzo e intanto i difensori dei 2 imputati chiamano in causa l'albergo dove è successo il tragico fatto. Torna nelle aule del Tribunale il caso della morte di Martina Rossi. Questa volta si passa dalla sezione penale a quella civile. I genitori della ragazza genovese, morta il 3 agosto del 2011, avevano chiesto una cifra milionaria, ma i difensori dei 2 giovani aretini condannati
e attualmente sottoposti al regime di semilibertà sono riusciti a far slittare l'udienza. Il giudice Pieschi ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati Baroni e Buricchi. Infatti non può essere bypassata la responsabilità dell'albergo che fu teatro del tragico episodio che culminò con la morte della ragazza. Per gli avvocati le barriere della terrazzina della camera che ospitava Martina erano troppo basse e quindi c'è per la difesa una netta corresponsabilità nel fatto. Dunque anche l'hotel di Palma di Maiorca verrà chiamato in causa. Si apre un nuovo capitolo di una vicenda che in sede penale si era conclusa in Corte di Cassazione. Palazzo Vecchio ha ospitato l'apertura delle celebrazioni per i primi 100 anni dell'aeronautica militare italiana. Presente un divulgatore d'eccezione, Alberto Angela. 1923-2023 sono trascorsi 100 anni dalla costituzione dell'aeronautica militare. Oggi a Firenze in Palazzo Vecchio si svolge il primo appuntamento delle celebrazioni del centenario. La giornata ufficiale è comunque quella del 28 marzo. Un percorso che non poteva non partire dalla storia con un simposio. Relatore d'eccezione il divulgatore Alberto Angela. L'aeronautica militare è, diciamo, in questi 100 anni rappresenta anche un percorso tecnologico del nostro paese, lo sappiamo, ma anche una proiezione verso il futuro. Quindi per me è stato anche molto interessante venire qui, parlare e incontrare anche persone che comunque fanno parte diciamo di questa storia, sia a livello storico ma anche a livello tecnologico con le nuove innovazioni. Diciamo che è un continuo libro che viene scritto pagina dopo pagina, è come leggere un romanzo e ogni volta che gira una pagina si sta creando un'altra pagina ed è una storia vincente. Il futuro dei giovani è nello spazio, lei è d'accordo? Il futuro dei giovani per il momento è qui sulla Terra, con un occhio nello spazio, perché abbiamo tanti problemi che arriveranno, non ultimo ricordiamo quello climatico. Però la vocazione dell'uomo è quella di andare sempre al di là della montagna, al di là, scoprire nuove valli, è sempre stato così fin dalla storia dei Sapiens e siamo arrivati prima nello spazio, poi sulla Luna, prossimamente arriveremo su Marte. Sì, la dimensione umana è anche nello spazio, ma solo a una condizione: che non si dimentichi la Terra, perché i nostri piedi si trovano, si può avere la testa anche nello spazio, va bene, ma i piedi devono stare in un territorio rispettato, in un ambiente che ci nutre in tutti i sensi, quindi con un occhio certamente sulla Terra nel futuro, anche andando nello spazio, ma sempre rimanendo coi piedi per terra. A parlare dei 100 anni dell'aeronautica anche Luca Goretti, capo di Stato Maggiore. E 100 anni sembrano tanti, ma in realtà per noi sono un battito d'ali e quindi siamo passati da un'attività pionieristica dove il pilota cercava di provare a fare certe cose a un'organizzazione ormai ben consolidata che di fatto fa un gioco di squadra per portare in aria la tecnologia, l'esperienza professionale del nostro paese dal punto di vista industriale, dal punto di vista anche volativo e addestrativo. È un dibattito organizzato dallo SPI-CGIL a Firenze, ha provato a dare risposta alla domanda se la sinistra sia ancora la casa dei sindacati e delle stanze sociali dei più fragili. Come stanno insieme rappresentanza sociale e rappresentanza politica in una logica di sinistra? È questo il cuore di un incontro che si è tenuto all'SMS di Rifredi a Firenze, organizzato dallo SPI-CGIL, dove erano presenti il segretario Fiorentino Battistini e sul fronte politico il deputato del PD Emiliano Fossi, il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, l'assessore regionale Serena Spinelli e il politologo Antonio Floridia. Obiettivo dell'evento: chiarire il rapporto tra il sindacato e la politica, soprattutto alla luce di una stagione governativa in cui alla guida c'è una destra forte e identitaria. Da qui la volontà di rafforzare la cinghia di trasmissione che collega il sindacato, che è il termometro dei bisogni dei cittadini più fragili, e la politica, che può fornire le soluzioni. Noi siamo un sindacato, non abbiamo una rappresentanza diretta in politica. Noi tutto ciò, l'azione che facciamo, se non la sostanziamo poi in atti della che la politica fa nelle aule parlamentari, rischia di non far fare un passo avanti, specialmente agli anziani. Tra i temi principali da affrontare ci sono le pensioni, l'assistenza domiciliare, il lavoro. Ma per i pensionati della CGIL la lunga stagione del Covid ha imposto interventi soprattutto in un settore. Principalmente la questione della sanità.
noi stiamo assistendo al dopo la pandemia da un momento dove tutti erano degli eroi in sanità, adesso ci stiamo scordando di questo mondo, non decollano tutta una serie di questioni che possono invece trovare risposta nelle case di comunità, nelle case ovviamente dove i servizi vengono fatti accanto ai cittadini, e pertanto noi pensiamo che il PNRR sia un'occasione da sfruttare per far sì che la sanità, quella buona, quella pubblica, torni fra i cittadini e dia loro risposte, a partire dagli anziani, ma non solo gli anziani. Oggi si celebra San Faustino, che è il patrono dei single, e facendo però due conti in tasca viene fuori che la vita per chi vive da solo è molto più cara per chi invece è in famiglia. Single e bastonati, si potrebbe dire, parafrasando il detto. In Toscana una famiglia su tre, il 34,6%, è composta da persone sole e per loro fare la spesa costa il 64% in più rispetto a un nucleo di tre persone. Lo certifica un'indagine realizzata da Coldiretti in base a dati Istat nel giorno di San Faustino, il santo dei single che segue San Valentino. Gli oltre 560.000 toscani che vivono da soli devono affrontare un costo della vita in media più alto del 90% rispetto a chi vive in tre, spiega Coldiretti. Una situazione che si è aggravata in questi mesi di rincari energetici. La spesa media per alimentari e bevande di un single è di 302 euro al mese. Quella media di ogni componente di una famiglia di tre persone è di 184 a testa. Se in famiglia sono in quattro, la spesa pro capite mensile scende a 162 euro, l'86% in meno dei single. Ancora peggio se si confrontano le spese per la casa. In questo caso il single spende più del doppio rispetto alla famiglia di tre persone, più 139%. Un single spende mediamente 935 euro al mese per la casa, una famiglia di tre persone 1170, ovvero 390 euro a testa. Nelle maggiorazioni Coldiretti individua anche motivazione di packaging. Il single, spiega, è spesso costretto ad acquistare maggiori quantità di cibo per la mancanza di formati adeguati, che comunque anche quando sono disponibili risultano molto più cari di quelli tradizionali. E anche le case più piccole hanno in proporzione prezzi più elevati. Sono medie e non tengono conto delle entrate. In una famiglia di tre persone, uno si presuppone sia un minore, che sicuramente ancora non contribuisce al reddito familiare, ma danno un'idea della difficoltà economica di stare da soli. Due film legati alla Toscana saranno tra i protagonisti del Festival di Berlino. Due film sostenuti dalla Toscana Film Commission saranno in concorso alla 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dal 16 al 26 febbraio, entrambi nella sezione competitiva dedicata ai più giovani. Sono Le proprietà dei metalli, opera prima di Antonio Bigini, che è stato girato a Sestino, in provincia di Arezzo, in varie location dell'Appennino Tosco-Romagnolo e a Badia Tedalda, e Mary e lo spirito di mezzanotte, opera di animazione di Enzo Dalò, realizzato in parte alle manifatture digitali di Prato. Sono le nostre piccole cinecittà preziose, è un altro elemento di attrattività della Toscana quello di avere cineporti e laboratori. Nel 2022 sono stati oltre 160 i progetti realizzati in Toscana tra lungometraggi, serie TV, documentari, corti, format TV e spot commerciali. I giorni di ripresa sono stati in tutto 900, le professionalità tecniche locali impegnate sui set oltre 700. Come 700 sono state le imprese locali coinvolte, generando un ritorno economico di spesa sul territorio di oltre 13 milioni. C'è poi una novità importante per il cinema toscano. Quasi 6 milioni di euro dei fondi europei saranno destinati dalla regione al cinema per il periodo 2023-2025. Per la prima volta parte dei fondi europei destinati alle imprese vanno all'industria creativa del cinema. Quindi ci permetteranno di aprire dei bandi per attrarre le produzioni audiovisive in Toscana a partire da quest'anno fino al 2025. Ci consentiranno di portare molto lavoro in Toscana alle nostre manifatture. È morto all'età di 95 anni Gigi Boni, storico volto televisivo del Tifo Viola e della Fiorentina, proprio sugli schermi di Toscana TV. Sentiamo il ricordo.
Lutto nel mondo del giornalismo televisivo e del tifo viola. È morto Luigi Boni, per tutti conosciuto come Gigi. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 6 di novembre. Negli ultimi decenni era stato un volto televisivo notissimo qui a Toscana TV, dove aveva condotto un salotto buono sulla Fiorentina con professionalità e grande senso dell'equilibrio, nato dalle sue qualità di ottimo osservatore sportivo, non tralasciando però la sua straordinaria simpatia e ironia in tutti i momenti della vita del suo club del cuore. Rispetto, pacatezza ed educazione, le qualità di un fiorentino doc. Entrato nella Hall of Fame della Fiorentina, fu per anni presidente del centro coordinamento dei Viola Club, di cui fu il primo fondatore. Ebbe anche un passato da dirigente. La Fiorentina va a giocare domenica sera questa partita, sarà una partita molto molto importante per noi e anche per il Milan, quindi non c'è da sottovalutare assolutamente niente. Noi vi aspettiamo venerdì prossimo. E buona partita a tutti. Addio Gigi, e ci manchi già. Era questa l'ultima notizia, il nostro telegiornale si chiude qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata e vi ricordo che alle 21:20 ci sarà il film Il Risolutore con Vin Diesel.